Ciao amiche di Filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Nel tutorial di oggi vi mostro come realizzare l'astuccio che avete visto in anteprima. È un progetto facilissimo da fare, adatto veramente alle principianti. E nel video vi faccio vedere passo passo come fare. Nella casella delle informazioni trovate poi il tutorial diviso nelle varie fasi. Questo è utilissimo nella fase di consultazione del tutorial stesso, cioè io vi consiglio di guardare prima tutto il tutorial e poi in una fase successiva, se avete bisogno solo di alcune informazioni che insomma volete richiamare, andate nella casella delle informazioni, cliccate direttamente sulla fase di interesse. Bene, vediamo insieme come realizzare questo utilissimo astuccio. Questo è il cartamodello che si può scaricare nella casella delle informazioni ed è un rettangolo di lato 23 x 13 centimetri. Qui in basso trovate un quadratino che serve solamente per verificare se queste se avete stampato correttamente. Poi ritagliate semplicemente lungo il contorno di questa linea, lungo il contorno di questo rettangolo, utilizzando delle forbici per la carta. Ho preparato una cerniera di 20 cm, il totale sarà di 23 cm. Due ritagli di tessuto da mettere all'interno di un cotone leggero che li ho ritagliati utilizzando proprio questo cartamodello, sovrapponendo e ritagliando. All'esterno faccio la stessa operazione, cioè avrò bisogno di due pezzi di questi di tessuto. Nel mio caso è di un vecchio jeans, lo vado a ritagliare proprio lungo questa cucitura qui della gamba e poi, vedete, ho aperto, sovrappongo il cartamodello, riporto tutto il contorno utilizzando per esempio una penna e poi vado a ritagliare proprio lungo questo contorno qui per ottenere le due parti esterne. Se all'esterno utilizzate un tessuto molto più leggero di quello che sto utilizzando io, vi consiglio allora di rinforzare questa parte qui utilizzando una fliselina, trovate il tutorial qui sotto al video, oppure in alternativa utilizzare all'interno un tessuto trapuntato, cioè questo astuccio ha bisogno di un pochino di corpo. Avrò inoltre bisogno di qualche ritaglio di tessuto oppure di uno spieghino alto almeno 2,5 cm, la quantità di almeno mezzo metro. Prendo ora la parte esterna dell'astuccio, sovrappongo la cerniera mettendo dritto del cursore sul dritto della parte esterna, lo sistemo per bene allineandolo in questa maniera e lo blocco. Ora sistemo la parte interna mettendo dritto su dritto, allineando sia lateralmente che su questo lato qui e bloccando. Ora la macchina da cucire effettua una cucitura con il punto dritto utilizzando il piedino apposito. Qui la cucitura effettuata e le due parti sono unite. Ora vado a ribattere questa parte qui per far sì che il cursore si muova alla perfezione, che non si inceppi durante l'utilizzo. Quindi tiro
tiro per bene questa parte di tessuto e anche sul lato opposto la allontano dal cursore, quindi sistemo così e vado a mettere questi spilli. Non li metto proprio vicini, poi vi farò vedere perché. Di questo neanche questo qua, ecco, no, qui bisogna sistemare meglio. Ecco qua, è importante che rimanga lontano. Adesso effettuo una cucitura con un punto dritto su tutto questo lato, ovviamente posso utilizzare anche un punto decorativo, utilizzerò sempre il piedino per le cerniere. Nel mio caso però il tessuto è elasticizzato, quindi utilizzerò un pezzo di carta, nel mio caso un pezzo di carta per modelli, ma potete utilizzare la carta che trovate, la carta dei volantini per intenderci. Lo sistemo su questo lato qua, perché questo mi faciliterà la cucitura. Quindi adesso vado alla macchina da cucire ed effettuo questa cucitura. L'ho posizionata proprio qui vicino al bordo in modo tale da avere questo, da avere insomma una visione chiara durante la cucitura. La cucitura, faccio altro che strappare la carta e devo dire che non ci sono stati accumuli di tessuto. Questa qui è la cucitura, come vedete il tessuto non si è ammassato. Procedo allo stesso modo per applicare l'altro pezzo di tessuto, mettendolo dritto su dritto, allineandolo sui lati ed allineandolo su questo lato qui, sul lato opposto, quindi dritto su dritto sull'altro lato, eccolo qua, anche questo, allineandolo per bene di qua e di qua. Fisso come ho fatto prima con le mollette tutto, su tutto questo lato, e poi vado a cucire con l'apposito piedino e nello stesso modo dell'altro. Poi riapro le due parti e faccio la ribattitura come ho fatto anche in questo caso qui. Ecco qui la cerniera applicata su tutte e due le parti. Ora vado a sistemare la parte interna e la parte esterna. In particolare faccio combaciare tutta la parte qui in basso, fisso analogamente su quest'altro lato, quindi dritto su dritto su questo lato qui, ed effettuo una cucitura con il punto dritto e con il punto dritto. In questo caso utilizzerò il piedino normale. Ecco la cucitura su questo lato e anche sull'altro. Ora procedo a risvoltare, in particolare apro la cerniera e riporto in questa maniera, giro all'interno così e chiudo la cerniera. Ora vado a richiudere questi due lati corti con delle cuciture con il punto dritto e posso mettere all'interno o un nastrino di questi già pronti su questi due lati qui, oppure questi nastrini che ho preparato io, che sono come l'interno. Se utilizzate quelli già pronti prendete un nastrino tipo di 2 cm circa, se invece li volete preparare voi fate 5 cm per 7 cm del tessuto, mettete il dritto sul piano, ripiegate a metà marcando per bene eventualmente con un ferro da stiro e poi ripiegate il tessuto fino a questa piega qui, in questo modo. L'altra parte anche si ripiega fino alla piega centrale e quindi si richiude il tutto così, si richiude così e si fa una cucitura con il punto dritto ed ecco qui il risultato. Questo nastrino quindi sarà lungo 7 cm, lo ripiego in questo modo su se stesso
e lo vado a posizionare proprio qui in corrispondenza della cerniera, mettendo la parte ripiegata verso l'interno. Parte centrale, dall'altra parte il tessuto va sistemato in modo tale da aprire questa cucitura qui, da aprire anche l'altra cucitura, sistemarle così e farle coincidere proprio con la zona centrale di questo riblocco. Sistemo per bene anche queste altre parti qui. Sistemati questi due lati, ora passo alla cucitura con un punto dritto su questo lato qui e su questo. Cucitura a bordo piedino con il piedino normale. Il risultato della cucitura. Ora faccio qualche piccolo aggiustamento. Ecco qui. Anche su quest'altro lato. Allora, queste cuciture che restano a vista dovranno essere, diciamo, rifinite. Lo possiamo fare utilizzando uno spiego di questi che si acquistano. La larghezza è di 2,5 cm, la lunghezza è come tutta questa lunghezza qui, ovviamente ne occorrono due pezzi. Oppure lo possiamo fare con del tessuto, per esempio come questo che c'è all'interno. La lunghezza sarà come prima, come tutta questa qui, più o meno, perché poi una parte verrà eliminata, e la larghezza è di 4 cm. Vi faccio vedere sia come si applica questo che come si applica lo sbieghino. Nel caso del tessuto ritagliato vado a sistemare dritto su dritto ed effettuare una cucitura. Quindi una volta attaccata questa parte, la giro sull'altro lato in questo modo e vado a fare una piccola piega di circa 1 cm e poi ripiego di nuovo su se stesso in questo modo. E di nuovo una cucitura con il punto dritto. E questo qui è il risultato. Se invece applichiamo lo sbiego come ho fatto prima, metto dritto su questo lato qua, faccio una cucitura. Ecco i due modi per rifinire. Ovviamente voi utilizzate o l'uno o l'altro, togliete sempre tutti questi fili che sono in giro. Ora vado a marcare i 4 angoletti per poterli eliminare. Quindi o utilizzate una squadra allineandovi a 2 cm dal bordo e 2 dalla cucitura in questa maniera, quindi 2 sulla cucitura e 2 sul bordo, e vado a marcare in questo modo. Se non avete questa squadra, fatelo su un foglio a quadretti 2 cm per 2 e come ho fatto di là vado a sistemarmi sulle cuciture, su questa cucitura e sul bordo, ed ovviamente vado a marcare. Elimino quindi questa parte che ho marcato su tutti e 4 gli angoli. Ecco qui gli angoletti eliminati.
Ora vado ad aprire in questa maniera. Mandiamo questa parte che abbiamo rifinito verso la parte bassa del nostro astuccio. Quindi apro per bene così, sia la parte interna che quella esterna. Faccio coincidere questo e questo, come vi ripeto, lo mando verso questo lato. Allo stesso modo sistemo gli altri. Ecco qui sistemato questo lato e questo. Ora la macchina da cucire, effettuo una cucitura con il punto dritto. Ecco qui le cuciture che ho realizzato. Ora non mi resta che rifinire queste, come ho fatto anche per la parte lunga, cioè applicando lo sbiego oppure un ritaglio di tessuto. In questo caso però dobbiamo fare attenzione a rifinire anche i bordi. In questo caso qui non era necessario perché, come vedete, poi una parte andava eliminata e si applicava l'angoletto. Quindi per queste parti corte, ovviamente si fanno tutti allo stesso modo, lasciamo mezzo centimetro sul lato e mezzo sull'altro. Sistemo lo sbieghino aprendo questo bordino e lo faccio coincidere con questo bordo qua e faccio una cucitura con il punto dritto. Ecco qui lo sbieghino applicato. Ora vado a fare questo, a ripiegarlo in questo modo fin dove arriva il bordo, vedete? Vado a ripiegare così, sia su questo lato che su questo. Mando adesso all'interno questa parte. Analogamente su quest'altro lato faccio questa operazione e poi ripiego così. E resterà perfettamente rifinito su tutti e due i lati. Cucitura con il punto dritto. Ed ecco qui questo sbieghino applicato con il punto dritto, vedete? Perfettamente rifinito. Faccio allo stesso modo tutti gli altri. Ecco qui gli angoletti, tutti e quattro gli angoletti sistemati. Quindi, come vedete, l'interno è perfettamente rifinito. A questo punto giro sul dritto. Ed il mio mini astuccio è pronto. Questi sono i gancetti opzionali che abbiamo inserito. Bene. Se questo progetto vi è piaciuto, amiche, mi raccomando, cliccate like, condividete il video, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella casella delle informazioni trovate il semplicissimo cartamodello a disposizione, ma anche le varie fasi, divise fra di loro se volete consultare solo una di queste. Se lo realizzate, pubblicatelo sulla mia pagina Facebook Sweet Susie e le amiche di Filo. Amiche, io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial, a presto! Thank you.